E benvenuti in un nuovo video che riguarda le migrazioni, che vedo un pochino come farvi vedere perché mi rendo conto che con questa luce e in certe posizioni, perché voi non avete idea di come sono io al momento col cavalletto, e non è molto facile, insomma, però ve la faccio vedere lo stesso. Ed è questa sirena giapponesina, che vediamo se esiste il modo di farvela vedere da più vicino. Eccola qui, che ha praticamente queste tonalità qui, e vi faccio vedere cosa che mi chiedete sempre in tante, che non si spezza perché è praticamente flessibile, si piega, ma non le succede assolutamente niente. L'altra bambolina che invece vi faccio vedere è questa Fatina Acchiappasogni, che è della stessa collezione di quella che avete visto nel precedente video. Questa volta è sui toni del rosa ed ha due ali, quindi cioè, ha un paio di ali intere. Ecco, ora mi sono spiegata meglio, sia da un lato che dall'altro. Sempre cameo metallico da sotto, sempre perline con queste piumette. E questa volta il suo tema è metà donna, metà lupo. E vi faccio anche vedere più da vicino i dettagli per farvi capire. Vedete che comunque i visini, visto che me lo chiedete sempre in tante, la bambolina, le grandezze, insomma, sono molto molto piccole, sono più piccole di un'unghia praticamente. E niente, lei ha praticamente il viso a metà donna da questo lato e metà lupo da quest'altro lato. Questa invece è Sirena, che ok, non si vede niente con questa luce, quindi magari la avvicino un pochino facendo le ombra. Vi faccio vedere intanto i colori. Ha queste tonalità mi si è attaccato un peletto della coperta. Ha delle tonalità quindi dal blu al verde acqua, che io amo tantissimo. Stessa cosa anche qui, molto molto flessibili. Anche qui faccio vedere che è praticamente inflessibile. Ed è seduta praticamente su questa conchiglia qui. Ha qui tutte queste microsfere che danno l'idea delle bolle praticamente di mare. Eccole qui, ora si vedono un pochino meglio. E questo è il suo visino. Anche qui stessa cosa, molto molto piccolino. Lì ha anche una stellina marina tra i capelli, oltre a varie bollicine, perline e qualche rosa. E anche qui capelli molto lunghi e poi insomma vari dettagli anche di colore su tutta la creazione. Come promesso, ogni volta che creavo una nuova creazione, insomma, ho iniziato a fare vari video e quindi in questo video, oltre ad altre creazioni, vedrete anche delle postazioni diverse in cui vi faccio vedere anche altre creazioni che avevo realizzato e editerò poi tutto il video insieme, anche se le creazioni sono state fatte insomma a distanza di giorni, in modo che anche se le spedisco e le invio ad altre persone, posso comunque insomma farvele vedere così come vi ho promesso. Ed oggi voglio farvi vedere lei, che è questa Maiko a sirena, insomma, da queste tonalità rosso corallo sfumate, quindi con il dorato, un dorato che ho modificato io inserendolo insieme a un po' di fimo trasparente. Ed è insomma questa Maiko qui, che ha questo visino, vedete, davvero piccolo piccolo. Sì, scusate il mio smalto che ovviamente non è bellissimo, però non c'entra niente. E sì, questo visino piccolo piccolo. Poi ho realizzato questa qui, che come l'altra è sempre una sirena ispirata al Giappone, quindi una sirena geisha, ed è questa volta dalle tonalità dorate, blu e verde acqua, diciamo così, un celestino molto chiaro. E ve la faccio vedere un pochino così nel dettaglio. Anzi, scusatevi, ve la faccio vedere un pochino così del tutto. E questi sono i suoi dettagli più piccolini. Questo è il suo viso, che comunque vedete con il dito è molto molto piccolino. Anche questa qui sempre molto morbida, e le parti più sottili, che sono quelle più facili da rompere, sono invece molto molto sottili e sono anche molto flessibili. E quindi lei è l'altra che ho realizzato. Tutte le creazioni che vi faccio vedere da questo momento in poi sono invece creazioni che troverete disponibili nel mio stand al Napoli Comic Con, che si terrà dal 22 al 25 aprile. Io sarò nell'area Asian Village nel lotto AV09 e il padiglione è il numero 4, ma vi darò tutte le varie informazioni in un altro video, e che se avrò già caricato invece vi lascerò qui sotto nell'info box.
Quindi niente, vi faccio vedere tutte le creazioni che sto realizzando e che ho realizzato fino ad oggi. Ho realizzato questa sirena qui, che è la prima di una collezione di sirene giapponesine, visto che comunque devo fare tutto tema ASEAN barra Giappone barra anime manga. E ho realizzato quindi questa geisha sirena con la coda praticamente che rappresenta dei fiori di ciliegio. Ed è fatta così. Ho realizzato poi questa fatina geisha, sempre con gli ali morbide, quindi le parti più facilmente distruggibili, come diciamo così, sono comunque morbide e flessibili. Ho realizzato poi questa piccola geisha, che comunque vedete in confronto al mio dito sono comunque molto molto piccole, dei toni rosso dorati, qui sotto c'è un pezzettino di vestitino invece rosa molto molto chiaro. E questo, qui c'è un pelino, e questo è il suo visino. Questa è sempre un'altra geisha, un pochino più particolare rispetto alla prima, e questo è il suo visino. Questa fatina qui, seduta su questo praticamente rametto, è una fatina praticamente geisha anche lei. Poi ho realizzato una piccola collezione di queste sirene su queste conchiglie, alla quale devo ancora mettere i gancetti per montarle poi sempre su collana. E sono praticamente delle carpe e all'interno della conchiglia hanno anche la perla. Stessa cosa, sempre molto morbida. Poi l'ho realizzata anche così, anche qui su queste conchiglie. E poi ultima, ma non per importanza, insomma, la mia preferita, che invece è quest'altra carpa, sempre nella stessa conchiglia, che sta invece dormendo beatamente. E anche lei ve la faccio vedere da più vicino, perché lei mi piace davvero, davvero tantissimo. Stessa cosa, pinne morbide. E poi ne ho realizzata una molto molto più piccola rispetto alle altre, che anche qui ci andrà un gancetto, invece diventerà un orecchino, mentre l'altro orecchino avrà soltanto delle perline. Poi ho realizzato questa Serenity su Cameo. Quest'altra Serenity invece che riposa su una mezzaluna, questa mezzaluna mi piace tantissimo. Poi ho realizzato questa Sailor Moon nella prima versione, quindi la versione della prima serie. Poi ho realizzato questa Black Lady ed anche sempre la Black Lady in questa versione. Su commissione invece ho realizzato questa ballerina che avevo già realizzato un'altra volta. Ho realizzato anche questa sirena geisha su questo sfondo molto Japan, diciamo un pochino così molto orientale, sempre stessa cosa, queste parti sono quelle più flessibili, ve la faccio vedere da vicino.
Poi ho realizzato questa sirena su questa chiave, che comunque è molto piccolina, solo la chiave è un pochino più lunga, e ed è ispirata allo stile barocco, quindi è dorata e rosa, e queste chiavi mi piacciono tantissimo, soprattutto con le sirene. Ve la faccio vedere anche più da vicino. Ecco qui, questo è il suo visino. Questa invece è la sua pinna. Poi ho realizzato queste crimi. Ed anche lui. Credo si chiami Lu, io se non mi sbaglio mi ricordo anche dalla canzoncina che dica che si chiama Lu, correggetemi se sbaglio. Poi ho realizzato tanti tanti ciondolini ispirati a Sailor Moon, che diventeranno alcuni degli orecchini, altre delle collane. E sono queste qui, che sono praticamente le spille che ha Sailor Moon. Sempre a tema Sailor Moon ho invece realizzato queste qui, che sono le altre spille, quelle praticamente a cuore. E anche qui saranno montate su delle catenine semplici e sono molto molto semplici. Poi ho realizzato, ok, qui non si vede granché perché sono praticamente tutti ancora nei piedini, quindi magari ve li faccio vedere giusto uno o due. Ne prendo giusto qualcuno, eccoli qui, ed ho praticamente realizzato queste due dimensioni di sushi piccolini piccolini, insomma. Uno è questo qui, che è proprio la dimensione più piccola, e sarà sempre venduta al Comic Con nelle bustine sorpresa, probabilmente queste, comunque saranno anche queste delle collanine con un mini ciondolino, e questi qui che sono invece quelli più grandi, sempre per delle collanine. Poi ce ne saranno altri sempre per orecchini, sia pendenti che al lobo. E niente, questo è tutto ciò che ho realizzato fino ad oggi. Spero che tutto il video con tutte le creazioni, insomma, che ho fatto anche in questo periodo vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video con tutte le prossime creazioni. Vi mando un grosso bacione e ciao ciao!